Buongiorno a tutti amici, benvenuti in questo nuovo video. Siamo in compagnia di Ricky e siamo alle 52 gallerie. Si parte, com'è? Fresca? Fresca oggi, ma... Carichi. Andiamo. Con un po' di fiatone ragazzi siamo partiti e siamo nella prima galleria. Bella. Abbiamo anche un po' di sole. Allora siamo all'inizio della sesta galleria, io mangio. Ricky ha già mangiato la banana. Ho mangiato, ecco. Già in crisi. Già in crisi, quindi si parte. Quinta e sesta. 6 km in 6 mesi, quello che i soldati costruirono scavando nelle rocce. Oggi voglio fare una cosa diversa, voglio documentarvi, fare un docuvlog dove vi porto con me in questa camminata e vi spiego cosa è successo, cosa hanno costruito durante questo percorso. La strada delle 52 gallerie, o anche detta la prima armata, 1216 sono i metri di partenza, da Bocchetta di Campiglia e arriva a 1928 alle porte del Pasubio. È un percorso, è un ambiente storico ed emozionale. I lavori iniziarono nel marzo del 1917 e furono portati al termine veramente in pochi mesi. Ai primi novembre l'opera era già realizzata, fino al passo della Fontana d'Oro, ovvero la 43esima galleria. Tornando alla costruzione delle gallerie, nel dicembre giungeva alle porte del Pasubio, quindi erano finite, 6.300 metri di lunghezza e 2.200 metri distribuiti in 52 gallerie. Pensate che la 19esima è la galleria più lunga, 320 metri, mentre la 20esima passa a spirale per 4 volte su se stessa. Oltre a far luce, questi varchi nella vostra sinistra serviva proprio all'artiglieria che copriva la resistenza italiana. I lavori furono iniziati in pieno inverno con una ventina di uomini. Arrivarono nel periodo di aprile-settembre nel 1917 con più di 600 persone. Grande fu l'importanza della strada delle 52 gallerie. La sua realizzazione permetteva la comunicazione e il passaggio dei rifornimenti dalle retrovie italiane alla zona sommitale del Pasubio, al riparo dal nemico. Qua dovrebbe esserci un bel panorama, ma in realtà siamo circondati da nuvole e bisogna andare su là. Non so se si vede, lo ammetto che sto salendo a piedi. Com'è Ricky? Inizio dura in crisi, Crisi? No, dai, tu allenato come sei con la bici. Spettacolo ragazzi, ci siamo, galleria numero, andiamo avanti a vederla. 32. E cosa stiamo tirando fuori qua? Attenzione. Ah. Novi, è svizzero? Sì. No, Novi. Quindi siamo arrivati a metà galleria e mangiamo. Bene. Mi piace questo compagno d'avventura. Svizzero? No, è Novi.
siamo, ragazzi, meno di 10, 44esimo. Fare il bivacco tour, vediamolo. Goloso, bello. Mi è stufo. Qua ci sono altri posti letto, bello. Qua si soffre il freddo perché manca la stufa. Mentre si mangiamo un bel risottino, ricco, un bel risottino rosso, io me lo mangio bello bianco con delle proteine all'interno, e ora mi sbuccio una bella arancia. Mentre stiamo chiacchierando, Ricky, mi facciamo un bel caffè, dai, quasi quasi, buttiamolo su, dai. Allora ci prepariamo un bel coffee, mentre ce la raccontiamo più del meno, ce la ridiamo, apriamo la porta, andiamo a far girare un po' d'aria. Guardatelo, la smorfia e lo sguardo di Ricky, come si apre, si toglie la maglietta, si muore dal caldo, muore dal freddo, e intanto mi guarda attento ai miei discorsi. Il bacco sistemato. Bye bye. Sicuramente. Chiuso. Bella, raga. Si riparte, si torna giù, abbiamo mangiato e via. Tira un po' d'aria, Adesso facciamo l'altra strada per tornare giù, più in teoria più semplice. Favoloso comunque. Com'è stata la salita, Ricky? Bella, eh? Bella, una bella escursione. Ed eccoci qua, al ritorno di questa camminata entusiasmante e soprattutto ricca di storia. Prima dei saluti voglio ricordarvi di avere sempre cura nei posti dove passate. Eccoci qua, siamo arrivati, ragazzi. Come è andata, Ricky? Bene, molto bene. Voto? Bellezza? Bello. Bello, molto stancante. Quanti chilometri abbiamo fatto? Abbiamo fatto 17,75 km.
e 1236 metri di dislivello. Quanto tempo? 3 ore 36 e 1700 calorie. Bella, quindi possiamo mangiarci un altro pezzo di cioccolato adesso. Sì. Bene, adesso 4 gradi. Bene, e... adesso un bel po' di cioccolato e torniamo. Siede, percorso. Beh, lo metto dopo come foto. Adesso torniamo con l'Abarth. Dai, ci sta. Un saluto. Ciao. Ciao raga.